E quindi, insomma. Bom, voltiamo pagina. Andiamo a vedere adesso quella che parliamo spesso del Philadelphia come ultima pagina. E da qualche settimana lo facciamo rivedendo quella che è una dichiarazione di Chiamparino di qualche tempo fa. È una pagina questa che gira molto su internet in questo periodo. E a me è piaciuta molto la lettera aperta dell'amico Ottavio Sessa del Centro Coordinamento Toro Club che ha scritto in settimana. Ne leggo un brano. Le ipoteche sul Fila non ci sono più. Questo grazie alla pressione costante e instancabile dei tifosi, in particolare del gruppo dei pulitori del Philadelphia, ai quali va il merito di non aver mai mollato la presa neppure per un attimo. Va poi riconosciuto all'assessore Sbriglio l'essersi messo in gioco raccogliendo e portando avanti le istanze tifose. L'amministrazione regionale che si era impegnata a entrare in fondo adesso ribadisce e consolida questa volontà, fra l'altro questa sera c'è una riunione importante proprio per quanto riguarda la regione. La posizione del comune come istituzione è chiara, dice, ha accolto la richiesta dei tifosi di aprire un tavolo, ha approvato per primo lo statuto della fondazione, ha messo nel suo bilancio pluriennale il contributo di 3 milioni e mezzo di euro. Tutto bene? Quasi. Perché l'unica nota stonata è quella che troppo spesso suona Chiamparino. Lei, qui non è più Ottavio, adesso sono io. Lei, signor sindaco, ribadisce molto spesso la necessità di un intervento dei privati, quasi come se volesse scongiurare ogni altra ipotesi. Poi un giorno frena, un altro giorno parla di Giardino della Memoria, mesi fa addirittura era stato consigliato dai tifosi di realizzarlo sotto casa sua, non sarebbe neanche una cattiva idea, anziché la pista di ghiaccio, oltretutto sopraelevata, sotto casa sua, avere un bel Giardino della Memoria. Chiamparino, che cosa vogliamo fare? Noi aspettiamo da due settimane una sua risposta a quello che è il video, siamo a Natale, non lo facciamo di nuovo vedere quell'accusa che le avevamo fatto qualche settimana fa. Però attenzione, perché lei, signor sindaco, è un politico troppo esperto, troppo capace per non ricordarsi che certamente non si candiderà più per la poltrona di sindaco di Torino, ma certamente si ricandiderà e i voti sono voti, quelli del tifosi del Toro, Borsano, Docet, evidentemente hanno pesano molto. E vabbè, su una cosa, poi Beppe ti lascio la parola, su una cosa siamo tutti d'accordo, credo anche Chiamparino, mi auguro, e cioè i gatti. Noi ci teniamo, vogliamo aiutare i gatti del Philadelphia, sono una sessantina di gatti, ci teniamo. Ci sono quindi, le ipoteche sui gatti? Sui gatti no, no? Sui gatti ci sono interessati in settimana, sui gatti le ipoteche non ci sono. Ipoteche sul comunale sì, sì certo. Sul comunale sì, assolutamente sì. Ci sono poi i giorni della vergogna, io ve le racconto tutte e poi vi lascio la parola così negli ultimi minuti dite voi. I giorni della vergogna che questa settimana sono 4.904, abbiamo festeggiato il compleanno 4.900 giorni venerdì scorso, sono i giorni ovviamente da venerdì 18 luglio del 97 a oggi e cos'altro dire? 267 è l'ultimo numero che vi propino per questa sera, sono i giorni dall'elezione di Cota, però si sta muovendo, l'impressione perlomeno sì. È questa. D'altra parte il 5 novembre aveva detto la Regione farà la sua parte nella Fondazione Philadelphia, come assicurato nei mesi scorsi. Beppe. Ci sono tante notizie in questo libro di quest'anno. Prossimo anno scrivi? Anche quest'anno manca la vera notizia. Ecco, ma il prossimo anno la metti? Se c'è sì, io sono pronto a mettere la notizia del Fila in questo libro, perché manca ancora quest'anno. E allora dico, anche in visione di un nuovo assetto societario, qualunque esso sia di un nuovo proprietario del Toro, questo è un grande investimento, al di là di un riconoscimento storico, del valore di tutto. Il poter gestire uno stadio, e dall'anno prossimo sarà soltanto il Toro ad avere questo stadio in comodato d'uso, l'area del Philadelphia, questo scempio che c'è davanti, che è il vecchio stadio Combi o meno, io non so se sia vero quello che ha scritto con i giornali, che è pronto il progetto di Cairo, non lo so, non mi interessa. Questo è il grande, tra virgolette, business del Toro. Quello che ha fatto la Juve dall'altra parte non mi interessa, che ha fatto l'altra squadra di Torino. Il Toro è un grande business, sì, facendo, adesso. Anche perché è una zona centrale, una zona importante. Facendo attenzione a non barattare Philadelphia per il Combi, perché non ce ne facciamo un tubo, anche perché il Combi ha avuto degli spazi che sono già stati... l'aspetto commerciale. Anche la gestione della piscina, che no. E quando sarà pronta? Mai. Perché ha ritagliato dei pezzi di Combi, quella piscina. Quella non è male. Allora sai, se prendi anche la gestione della piscina... Luca, che dici?
dici? Ma stavo pensando che probabilmente in questo momento per noi non è una novità, ma insomma dobbiamo sempre combattere su mille fronti. Il problema adesso di far muovere la regione, il sindaco e mettere a posto il Philadelphia per noi ha un valore sentimentale enorme. Non vorrei che tutto questo cancan che ci sta dietro, che serve anche, può tornare molto utile per racchiappare voti, facesse poi dimenticare, cosa che è impossibile, il problemone grosso che è quello dell'Olimpico. Perché il problema dell'Olimpico è un problema gigantesco. Sabrina, se il problema del Philadelphia è grosso, quello dell'Olimpico lo è molto, e quindi lo è molto di più. È altrettanto grosso. Sabrina? Ma mi piacerebbe anche capire Cairo in tutto questo, cioè quanto lui possa realmente fare e quanto voglia fare, perché poi si sentiva che lui, cioè se poi non lo utilizziamo, secondo me perde tutto il senso, no? Sembra quasi che lui voglia... Philadelphia ricostruito, sarebbe paradossale vedere il però Benaria che ci va a c'era anche questo, no? Che diceva che lui comunque voleva creare qualcosa di diverso, più grande, più capiente, e quindi dico ok, costruiamolo, ma se poi non viene utilizzato mi sembra abbastanza... Allora io ribadisco, perché il rischio c'è stato. Questo è un'area che centrale è un grande business, e poi io per primo tifoso del Toro non voglio il supermercato al posto della vecchia tribuna in legno del Toro, ma tutta l'area attorno, sia come centri commerciali, sia come eventuali altri spazi, cinema, ristoranti, case o meno, e ripeto, il Combi, la pubblicità, gestire direttamente sullo stadio olimpico e ricostruire un campo, che sia il campo di allenamento, che sia quello del Philadelphia, è un grande business. Non c'è dubbio. Per allora, chiunque voglia arrivare a prendere il Toro. Chiudiamo con un anno in Piemonte, in azzurro quest'anno, noi lo vediamo anche.